Ciao a tutti e ben ritrovati su Alfa e Aleph. Ed eccoci qui in una nuovissima top. Ed è un bel pezzo che non facciamo più top, ma siamo finalmente tornati sulla top delle 10 armi più forti di Dark Souls 3, almeno secondo la mia opinione. Quindi non mettetevi a dire hai mancato quella, hai mancato questa. Comunque, premessa, non ci saranno catalizzatori, quindi niente miracoli, niente stregonerie, niente piromanzie. Prima tra tutte, ovvero tra le ultime, ma non tra le più scarse, lo spadone di Farron. L'ho messo in questa top non solo perché è una delle armi col moveset più unico di tutte, ma anche perché, sì, ha un moveset tutto nuovo. Come vedete è uno spadone che, non dico che si muova quasi più veloce di un normalissimo spadone pesante, però confonde moltissimo se uno non l'ha mai visto prima d'ora. E il moltiplicatore sarà medio o addirittura alto. L'unico peccato è che non si può non potete né fare gli incantesimi né infonderla con nient'altro. La spada da cavaliere nero è classificata tra gli spadoni ed è una delle mie armi preferite, soprattutto perché ha un buon moltiplicatore e fa già tanto danno di suo, soprattutto l'abilità che aumenta molto l'equilibrio, anche se in Dark Souls 3 l'equilibrio vale meno di un fazzoletto sporco. Però a parte questo, fa molto danno e gli attacchi potenti sono leggermente più diversi rispetto ai normali spadoni. La spada del sole è una spada leggera, una spada dritta, che è quella usata dal nostro amatissimo Solero, almeno per me. Poi c'è gente che lo odia, ma non sono qui per parlare di Solero. Dicevo, della spada. La spada è classificata dalle spade dritte e molto utilizzata dagli spammer di R1, ossia quelli lì che continuano a premere il pulsante di attacchi leggeri e continuano a farlo finché non muori. Sì, il genere di persona che vorresti sgozzare fino alla morte. Ma si contendeva il posto con la spada oscura, però questa qua la ritenevo un po' più forte, soprattutto perché i moltiplicatori sono alti, davvero alti, per forza e destrezza, e l'abilità aumenta del 10% i tuoi danni, sia magici sia fisici, e 10% della difesa per poco tempo, però te l'aumenta. L'ascia pesante della Mazzadraghi invece è classificata tra le asce pesanti, come avrete già intuito dal nome, e per via del loro moveset sarete un po' esposti e sarete circondati. Però c'è un rimedio a tutto questo, ossia l'abilità. L'abilità è una tra le più forti che io abbia mai visto. Oltre a fargli sbalzare indietro, gli fate moltissimo danno, ma penso che valga di più per quanta fede avete. Infatti i moltiplicatori saranno un po' relativamente bassini, ma l'arma fa già tanto danno di suo, quindi non servono molto i moltiplicatori. La spada lancia da Mazzadraghi invece è classificata tra le lance e anche qua sarete abbastanza esposti se sarete circondati. La cosa che la caratterizza di più non sono i moltiplicatori, perché qui sono un po' migliori rispetto all'ascia pesante da Mazzadraghi, però la cosa che la rende eccellente invece è l'abilità. Infatti passerete 2 secondi e dopo sparerà un fulmine su quello che avrete davanti, e per la maggior parte delle volte è imparabile, perché tutte le volte che me l'hanno fatto mi hanno sempre preso, o magari si può schivare, ma vabbè. E dopo che avrete fatto quel fulmine lì, avrete un leggero... aumenterà di poco i danni da fulmine che farete con l'arma. Lo spadone pesante da cavaliere nero è secondo me lo spadone pesante più forte che c'è, o forse lo spadone della nebbia, ma avrei qualche dubbio. Lo spadone pesante da cavaliere nero è come qualsiasi altro spadone, ossia lento e fa moltissimi danni, ma se lo sfruttate bene potrete stabbare allora lo rispiego meglio per quelli che magari non capiscono il termine, che stordisce il nemico per un po', che stordisce il nemico all'istante. E se riuscite a giocarvela bene riuscite anche a colpirlo subito dopo, e quindi o lo uccidete o gli lasciate pochissima vita. L'alabarda di Gundyr è forse una delle peggiori armi del PvP, però in senso buono, non che sia scarsa, ma che è forte, davvero forte. I moltiplicatori sono alti, il danno di suo fa già tanto, e la cosa che più è tremenda è l'abilità, ossia fate una carica con l'alabarda e non importa quanto schiviate, si farà un 360 e verrà a prendervi lo stesso. A meno che non schiviate all'ultimo, oppure non vi facciano un parry, perché quello sì che ve lo possono fare. Le uniche robadaci, probabilmente le conoscerete già, sono le doppie katane,
più bastarde di tutto il gioco, forse perché sono proprio le uniche doppie katane. E quindi sì, hanno un moveset unico, perché nessun'altra arma ha un moveset simile. Fanno sanguinamento già di proprio, possono essere infuse e anche potete fargli degli incantesimi. E soprattutto l'abilità, ossia quel salto da Naruto che farete là in avanti, non è periabile, quindi non provateci nemmeno, perché è scientificamente provato che non potete periarlo. La lama del caos, non so, sarà strano che l'abbia messa qui. Sarà strano che l'abbia messa soprattutto, perché non penso che la classificate così, dato che fa anche danni a voi stessi quando colpite. Però è eccellente. Ha un moltiplicatore di destrezza su S, che vuol dire che è il massimo moltiplicatore possibile, se potenziata al massimo l'arma. Ma dato che vi farà solo 15 di danno ogni volta che colpite, non è neanche tutto sto rilevante il danno, quindi potete usarla lo stesso. E farà moltissimo danno, perché ho già detto il moltiplicatore dà moltissimo. Al primo posto c'è la falce di Elfrid. Molto probabilmente non la conoscerete. Perché? Perché è nel DLC. È una, come dire, una falce doppia, potrei dirlo. O semplicemente nell'abilità è una falce doppia. E l'abilità è qualcosa di totalmente nuovo, ossia 3 attacchi di fila che, se vi prende al primo, agli altri potrebbe quasi uccidervi. L'attacco pesante invece spara dei cristalli dal basso, però ci mette un po', e sì, sarà un po' difficile colpirli, a meno che non siano dei completi di pirla e ci vadano sopra. E così finisce la top. Bene, ditemi se ho magari fatto qualche cavolata mettendo qualche arma a un posto migliore e qualche altra arma l'ho sottovalutata, o magari non l'ho addirittura messa. Comunque, spero che ci seguirete anche alle prossime top e ai prossimi gameplay. Sì, facciamo anche il gameplay, non facciamo solo top. Ciao a tutti!